Il Kosovo, un paese di fresca indipendenza che paga però ancora il conto di equilibri labili in un contesto internazionale teso. L'Italia è stata tra i primi stati a riconoscerne l'indipendenza ed è naturale col tempo che anche da noi cresca l'interesse per la situazione, gli sviluppi e le opportunità della piccola Repubblica Balcanica. Nasce così l'idea di invitare l'ambasciatrice di Pristina a Roma a tenere una lecture presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università LUISS, nel quadro del programma dell'ottava edizione di Diplomacy, Festival della Diplomazia. E l'idea è nata naturalmente su una proposta del dottor Bartolomucci della Diplomacy, l'organizzazione Diplomacy, e mi ha proposto appunto di ospitare l'ambasciata del Kosovo. Per noi era molto interessante perché, parlando nel corso di confini e di migrazioni, e gli ho parlato spesso della creazione dei confini, che in realtà è semplicemente l'operazione attorno a quello che è l'identità nazionale, capire come questa cosa è nata, normalmente la visione che i ragazzi sanno filtrare, che è quella normalmente di una delle parti in causa, è interessante per tutto capire il processo di state building, nation building, eccetera. Quindi è stata una cosa molto interessante e vedo che i ragazzi hanno anche interagito con molto interesse. La convivenza tra le diverse nazionalità presenti in Kosovo, la legittimità giuridica della dichiarazione di indipendenza, il ruolo della missione ONU di mantenimento della pace, sono state tra le questioni poste dagli studenti alla diplomatica kosovara. Alcuni studenti erano in Kosovo, hanno visto la realtà con i loro occhi, così avevano domande specifiche, specialmente per l'identità dello Stato o la questione di Mitrovica, questa città che ancora è divisa. Così mi hanno piaciuto che hanno conoscenza del Kosovo. Nel dibattito è comunque emerso come l'orizzonte di ogni ipotesi futura riguardante il Kosovo, come gli altri paesi dell'ex Jugoslavia, sottostia alla variabile dell'adesione degli stessi all'Unione Europea.